Salve a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Siamo nuovamente su The Talos Principle e questo è il secondo sottolivello. E in questo video, anziché andare avanti, andrò indietro. Anzi, era il terzo. Andrò al secondo sottolivello perché ho fatto un po' di esplorazione e ho scoperto, presumibilmente, come prendere la stellina mancante di questo sottolivello. Ok. E si trova... l'indizio si trova... questo. Bene. Allora si dovrebbe superare queste due mine. E qui nascosta troviamo un mazzo di chiavi, ragazzi. Benissimo. E con queste chiavi sappiamo già che cosa andare a aprire. L'ho scoperto perché ho trovato queste scale, e dove ci sono delle scale generalmente significa che c'è un qualche oggetto da portare fuori. Allora, esplorando un po' meglio, ho trovato le chiavi. Queste chiavi servono per aprire evidentemente quel cancello chiuso. Ok. Cosa conterrà mai? Un fantastico jammer, bello nascosto, dove non era possibile in nessun modo vederlo. E con questo jammer non abbiamo problemi a recuperare questa stellina. Benissimo. Questo conclude definitivamente questo livellino. Allora, avviamoci verso il prossimo enigma, che si trova nel sottolivello terzo. Come vedete, manca ancora una stellina. Dunque, per risolvere questo enigma, che si trova esattamente nella prima area in cui si arriva, avremo bisogno di questo codice QR, apparentemente illeggibile, nel senso che nel gioco non lo possiamo leggere. E per poterlo leggere avremo bisogno di un lettore QR, tipo quelli degli smartphone precisamente. E puntando il lettore su questo codice, ecco, viene fuori questa scritta che sto leggendo sul mio cellulare: The Eagle has landed. Poi ci sono una serie di numeri e poi dice: Now is the time of tranquility, and I shall rest and observe the earth. Uriel 4. Allora, questa frase, The Eagle has landed, che è scritta in caratteri maiuscoli, fa riferimento al evento storico del allunaggio, ovvero del quando l'Apollo 11 ha toccato il suolo lunare nel 1969, ed è un messaggio in codice che è stato pronunciato da Neil Armstrong. E cercando su Wikipedia o su internet questo messaggio, viene fuori che è avvenuto ad un determinato orario, ovvero le 20:18,
secondo l'unità di misura coordinata del tempo. Quindi quello che dovremo fare è impostare questo orologio che si trova dietro a quella colonna. Comunque, impostarlo alle 20:18, utilizzando ovviamente queste colonne che si trovano intorno a questa fontana circolare a rappresentare appunto il quadrante di un orologio. Ora, purtroppo non è finita, perché se io imposto le 20:18 secondo l'orologio analogico, cioè lancetta corta ore, lancetta grande minuti, le 20 dovrebbero trovarsi all'incirca, anzi non all'incirca, ma secondo, diciamo, dovrebbero allinearsi con questo numero 40, che in un orologio analogico è la stessa posizione delle 8, mentre la lancetta dei minuti dovrebbe andare a posizionarsi poco dopo il numero 15, ovvero allineato col 7. Quindi, secondo una logica, diciamo, normale, 20:18 dovrebbero corrispondere a 16 e 7, ok? Ma vedremo che non è così, perché questo gioco non segue una logica normale. Ok, quindi 16 e 7. E clicchiamo il pulsantino. E poi abbiamo detto 7. E non succede assolutamente nulla. Perché? Perché per le ore non dobbiamo considerare questo quadrante interno, ovvero il quadrante dell'orologio analogico. Dobbiamo, a parte che ho messo 6, ma comunque vedete che mettendo 7 non cambia nulla. Allora, così ho resettato. Avevamo detto 16, se non mi sbaglio, avevamo detto 16 e 7. 16, è giusto? Sì. E 7. Vedete che non succede assolutamente nulla. Perché per le ore devo considerare i numeri romani. Sono 24 numeri che rappresentano le 24 ore. Quindi le 20 corrispondono al numero 20 in numeri romani. E il 7 corrisponde al numero 7 in numeri romani. Ok. Quindi 20 e 18 che corrisponde al 7 in numeri romani. Mi sto confondendo pure io. Vediamo che non si sia resettato. Forse si è resettato. Si è resettato, quindi andiamo a premere di nuovo 20. Poi vedete che questo enigma, che non sarei mai riuscito, mai e poi mai riuscito a risolvere se non avessi cercato la soluzione su internet, lo trovo esageratamente troppo intricato. E non so quelli che l'hanno risolto. Ecco. Guardate qua, l'acqua che... che sta pian piano andandosene, e poi si apre la botola
a rivelare la nostra tanto agognata stellina. Comunque, quello che volevo terminare di dire, non so quanti di quelli che hanno giocato a questo gioco sono riusciti a risolvere questo enigma senza l'aiuto di una soluzione online. Comunque, a chi fosse riuscito faccio i miei più vivi complimenti, perché davvero veramente intricato come indovinello, come enigma. Quindi con questo concludiamo questo video che riguardava le stelline che avevo lasciato indietro negli scorsi livelli. Ci vediamo nel prossimo episodio di Let's Play The Talos Principle. Ciao a tutti, ciao ciao.